La mattina di mercoledì 27 gennaio del 2016, la tredicenne Nicole Lovell ha spinto il comodino contro la parete della sua camera. Si è poi arrampicata per uscire fuori dalla finestra. È uscita così di casa portando con sé il suo telefono e una coperta. La sua intenzione era quella di trovare un'amica e certamente non avrebbe potuto neanche immaginare l'orrore a cui Nicole sarebbe andata incontro. Questa è la sua storia. Nicole è stata attirata e fatta fuori da qualcuno di cui si fidava ciecamente. Nicole era sempre stata descritta come una ragazza dolce e adorabile e che ha sempre avuto una vita molto dura. Era nata il 5 marzo dell'anno 2002 da sua madre Tammy Weeks e da suo padre David Lovell nella città di Blacksburg in Virginia. Quando era ancora una neonata e aveva solo pochi mesi, era stata diagnosticata con un raro tipo di cancro al fegato e ha quindi dovuto sottoporsi a un trapianto ed è stata quindi poi sottoposta a una serie di farmaci antirigetto che aveva bisogno di prendere ogni giorno per poter sopravvivere. A seguito di questa malattia, Nicole ha sempre cercato di vivere una vita il quanto più normale possibile. Tuttavia, all'età di soli 4 anni, si è ammalata di nuovo, ancora una volta gravemente, ed è rimasta in coma per addirittura 6 mesi. Nicole ha continuato a lottare per la propria vita ed è sopravvissuta. Le sono rimaste comunque delle cicatrici al collo e al ventre dovute ai vari interventi chirurgici ai quali ha dovuto sottoporsi. Crescendo, la ragazza, quando è andata a scuola, è stata presa in giro per queste cicatrici e anche per il fatto che era, forse, in parte in sovrappeso. Immaginatevi quanto deve essere difficile per una ragazza che sta crescendo e che ha lottato così forte per la sua vita avere vicino dei compagni di classe così stupidi che la devono prendere in giro per cose così futili, diciamo. In ogni caso, come potrete immaginare, per Nicole non è stato facile, tant'è che ha finito per odiare l'andare a scuola. La mattina molto spesso finiva per scoppiare in lacrime e implorava la madre di lasciarla stare a casa. Quando questo incidente di cui vi andrò a parlare è avvenuto, Nicole stava frequentando il secondo anno di scuole medie. Quel mercoledì mattina alle ore 7 la madre Tammy è andata nella sua stanza per svegliare per andare a scuola. Appena entrata in camera però si è subito accorta che c'era qualcosa che non andava, infatti la sua bambina non era nella sua stanza e c'era questo comodino vicino alla finestra, quindi la madre ha ben presto capito che quella sera la sua figlia deve essere andata da qualche parte. Tuttavia nessuno era in grado di trovarla. La madre in un'intervista ha detto che dopo essere andata nella stanza si è subito precipitata nel camion e ha iniziato a chiamare Nicole, ma i suoi messaggi andavano direttamente alla segreteria telefonica. È andata quindi a chiedere ad amici o alcuni compagni di classe se sapessero qualcosa di dove potesse trovarsi sua figlia, ma non riuscendo a trovare Nicole in alcun modo ha quindi scelto di andare dalla polizia. Date anche le condizioni di salute precarie, vi ricordo che questa bambina doveva prendere tutti i giorni dei farmaci antirigetto, la polizia ha subito mandato l'allarme per poterla trovare e quindi è stata subito avviata una perquisizione. Sono stati utilizzati anche a dei droni per riuscirla a trovare e tutti si sono mobilitati per riuscire a rintracciare la povera Nicole. Di lì a poco uno dei vicini si è fatto avanti con alcune informazioni agghiaccianti che la figlia proprio di questo vicino le aveva detto riguardo Nicole. Come tante altre ragazzine teenager, anche Nicole utilizzava molto spesso piattaforme di social media, tra cui Facebook, Instagram, Snapchat e anche Kick. Kick, per chi non lo sapesse, è un'app di messaggi che era molto popolare nel 2016 e lo è anche tuttora in realtà per quanto riguarda le conversazioni che avvengono tra gli adolescenti, perché appunto ti permette di iscriverci e utilizzare questo social network rimanendo completamente anonimo e quindi non dovendo fornire determinati dettagli per poterti iscrivere, come il numero di telefono eccetera eccetera. Ma è proprio questo fatto che garantisce appunto l'anonimato che diventa anche motivo di terreno di caccia per pervertiti e predatori. Come potete immaginare, Nicole era sempre stata una ragazza che non era riuscita né a accettare lei stessa né a sentirsi accettata dalle persone che gli stavano attorno, in particolare i suoi compagni di classe. Quindi lei probabilmente su questo social media cercava l'amore o cercava delle amicizie che non riusciva a trovare nella vita, diciamo, non digitale. Tuttavia, quando ha iniziato a pubblicare determinate foto su questo social, ha iniziato a ricevere una serie di commenti ed attenzioni da questo ragazzo che era un po' più grande di lei. Di questa persona ne ha parlato
parlato anche con le sue amiche, insomma, conoscenti o compagni di classe, e ha detto che appunto si stava frequentando online con questo ragazzo più grande di lei, che di lì a poco sarebbe diventato il suo fidanzato. La polizia ha subito fatto una richiesta di divulgazione di emergenza all'applicazione di Kick per poter rintracciare chi fosse un possibile aggressore di questa ragazza. Quello che sono riusciti a scoprire era assolutamente spaventoso. Infatti, quello che si è scoperto è che Nicole, prima che scomparisse, si era messaggiata con questo ragazzo, di nome Dr. Tombstone. La polizia è stata in grado di rintracciare l'indirizzo IP di quest'utente, che risaliva a un ragazzo di nome David Eisenhower, uno studente di ingegneria di 18 anni, di alto livello, che appunto frequentava la Virginia Tech. Questo ragazzo era anche comparso in televisione come l'atleta della settimana per i suoi risultati che era riuscito a raggiungere a scuola. Le persone che conoscevano David lo hanno descritto come un ragazzo intelligente e carismatico, ma era anche un po' arrogante. Ma la domanda che molti di voi si staranno chiedendo è: che cosa ci faceva un ragazzo come questo di 18 anni, comunque con una ragazza più giovane di soli 13 anni? Sabato 30 gennaio, 3 giorni dopo la scomparsa di Nicole, David è stato prelevato dalla polizia nella sua stanza del dormitorio ed è stato portato alla stazione di polizia per essere interrogato. Ha negato di avere a che fare in alcun modo con la scomparsa di Nicole, ma ha ammesso di averla vista la notte in cui è scomparsa. Secondo David, aveva iniziato a chattare con questa ragazza dal dicembre del 2015, ma non conosceva il suo nome, e questa Nicole aveva detto di essere sedicenne. Quando è andata a prenderla a casa sua, era rimasto molto sorpreso della bambina che si era trovata davanti, che sembrava avere solamente 11 anni. David ha detto alla polizia che non voleva avere nulla a che fare con questa bambina quando ha scoperto che si trattava di un undicenne, e ha detto che dopo averla vista ha semplicemente scelto di salire in auto e tirare dritto, eliminando anche l'applicazione di Kick. Eppure quella di Snapchat, perché appunto non voleva avere assolutamente a che fare con questa ragazzina. Come potrete immaginare, la polizia e gli investigatori non hanno creduto alla versione raccontata da David e lo hanno quindi arrestato con l'accusa di rapimento. Successivamente, quello stesso giorno, intorno alle 4, la polizia ha fatto una macabra scoperta nel nord della Carolina, a circa 80 miglia dalla casa di Nicole. Il suo corpo nudo era stato trovato nel bosco con ben 14 colpi da un coltello, e il collo era stato colpito con un oggetto contundente. È stato anche rivelato che molto probabilmente era ancora in vita quando tutto ciò è successo. Il DNA di David è stato trovato sotto le unghie di Nicole, e quando gli investigatori hanno perquisito la sua auto, hanno trovato una serie di altre prove che incriminavano David, tra cui una pala che aveva appunto le impronte di Nicole e anche delle macchie rosse, appunto, di sangue che corrispondevano al DNA di Nicole. La polizia ha proseguito le indagini analizzando il computer di questo ragazzo e ha rivelato alcune ricerche su Google alquanto terrificanti. Alcune delle cose che ha ricercato è stato quali possono essere determinate droghe che permettono di far perdere i sensi o quanto ci si può mettere per bruciare un corpo. Hanno anche scoperto che il luogo dove era stato ritrovato il corpo di Nicole era a soli 4 miglia dalla casa dei nonni di David. Come potete immaginare, questo era più che sufficiente per consentire alla polizia di accusare David di reato di omicidio, che si è andato poi ad attaccare alla precedente accusa di rapimento. Ma ragazzi, c'era molto di più. Durante il suo interrogatorio, David aveva anche fatto il nome di una sua compagna di ingegneria, tale Natalie Kipper. Questa ragazza era il suo alibi, ma in seguito la polizia ha appreso che in realtà questa ragazza era la sua complice. Come David, anche Natalie era una matricola alla Virginia Tech. Era stata descritta come una ragazza estremamente intelligente e anche determinata. Aveva persino fatto uno stage per la NASA. La polizia si è recata nella camera di Natalie per interrogarla sul suo coinvolgimento con David, ma quando sono arrivati hanno trovato macchie sui suoi stivali e una borsa da palestra che conteneva quella coperta di Nicole che avete visto all'inizio del video, che però questa volta aveva anche delle macchie rosse. È stata immediatamente arrestata con l'accusa di essere
essere stata una complice di David. Natalie ha negato categoricamente di essere stata presente quando è avvenuto quel fattaccio, tuttavia ha ammesso di aver aiutato David nel coprire quel crimine, disfandosi del corpo di Nicole. Ha quindi fatto un resoconto di quello che è successo in quella giornata. Quel mercoledì non è stata la prima volta che David e Natalia si sono incontrati, infatti si sono visti anche in un'altra occasione e in quell'occasione forse Natalia era rimasta incinta. David era assolutamente preoccupato che venisse fuori che aveva avuto questa relazione inappropriata con una ragazza minorenne e per questo aveva deciso di sbarazzarsene. Natalia ha detto alla polizia che David è andato da lei in preda al panico e le ha detto come aveva pianificato di attirare Nicole fuori da casa sua una notte, portarla in una zona remota e poi l'avrebbe fatta fuori. Natalia ha affermato che David l'ha praticamente costretta ad aiutarlo. Tuttavia gli investigatori da ulteriori indagini hanno scoperto che questa era ben diverso da quello che realmente era successo quel giorno e la versione di Natalia non era l'esatta ricostruzione dei fatti. La polizia ha trovato una serie di messaggi su Kik nei quali i due stavano discutendo possibili modi per sbarazzarsi di Nicole, tra cui anche il sostituire le pillole che lei prendeva di solito con delle pillole per andare a dormire, sapete, quelle pillole che lei prendeva per quel trapianto di organi. Hanno anche esaminato il GPS della vettura di David e hanno scoperto che precedentemente al fatto David e questa Natalia si erano già recati sul luogo dove poi avrebbero lasciato il corpo, quindi potete capire come c'era stata una premeditazione. La storia è veramente triste, praticamente quello che ha fatto questo David è stato attirare questa ragazza, che lei probabilmente era innamoratissima, portarla in questa zona remota per poi farla fuori. È stato poi il giorno seguente che sono andati a disfarsi anche del corpo. La polizia ha quindi chiesto a Natalia quale fosse la sua motivazione per aiutare David e quello che ha detto è stato che praticamente era emozionata o comunque era un po' eccitata all'idea di far parte di qualcosa come questo segreto e speciale. Natalia si è dichiarata colpevole di aver aiutato David a disfarsi del corpo, ma ha cercato di difendersi dichiarandosi non colpevole di essere stata realmente una complice di David, dal momento che lei non si sarebbe mai aspettata che David sarebbe stato in grado di compiere un atto del genere. Durante il tribunale la possiamo vedere in lacrime chiedere scusa e perdono ai genitori della povera Natalia. La polizia ovviamente non ha creduto alle parole di Natalia e dopo 90 minuti sono tornati con il verdetto che la delineava come colpevole e decidendo la sua condanna a 40 anni di prigione. Per quanto riguarda David, ha dichiarato di non contestare le accuse di omicidio e è stato quindi condannato a 50 anni di galera. Quando ha potuto testimoniare in tribunale si è dichiarato colpevole appunto e ha cercato di chiedere scusa alla famiglia di Nicole dicendo che era pentito per tutto quello che aveva fatto e per tutto il dolore che aveva causato ai familiari della povera Nicole. La madre ha detto che purtroppo non è riuscita a trovare pace anche a seguito di questo processo, dal momento che non riusciva a capire quale fosse stata la vera motivazione del perché avessero scelto di farla fuori, cioè ci sarebbero stati mille altri modi. Quella notte sono state distrutte le vite di tre persone, ovviamente di Nicole, ma anche di questi due ragazzi, oltre alla stessa famiglia di Natalie, perché immaginatevi avere una bambina così a cui tenete, che ha lottato per tutta la vita per poter sopravvivere, che ha avuto comunque un'età, solamente 11 anni, cioè 11 anni così difficili, vedersi la sua vita strappata in quel modo deve essere stato veramente terribile per tutte quelle persone che amavano Natalia. Ragazzi, questo era il caso di oggi, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e scrivetemi qui sotto qual è la vostra opinione.